Bene, possiamo incominciare questo, dare avvio a questo terzo incontro del ciclo organizzato dall'Osservatorio Diritti Umani del CESPI in collaborazione con l'Istituto Treccani. Do il benvenuto a tutti, in modo particolare a Maria Francesca Pricoco, che oggi sarà con noi. Il tema di oggi è diritti umani e pandemia rispetto a una componente specifica che riguarda la vita dei minori. Come nei due scorsi appuntamenti abbiamo provato a così tratteggiare un po' quelli che possono essere due profili dell'equilibrio, non sempre semplice, soprattutto in una situazione di emergenza come quella attuale, tra appunto diritti umani e una situazione di emergenza che ha richiesto una contrazione o una limitazione di alcuni diritti. Abbiamo approcciato questo tema da un punto di vista più filosofico e poi da un punto di vista giuridico, perché abbiamo ritenuto fosse importante dare a alcune chiavi di lettura che ci permettessero di comprendere quelle che sono le tematiche centrali sottostanti. Chiaramente non c'è rispetto a questo titolo, a questo tema, una risposta univoca, giusta, nel senso che ciò che si è scelto di fare sulla base di tutta una serie di valutazioni legate a un contesto, legate a una situazione emergenziale, ma è chiaro che occorre un'analisi seria e un dibattito politico, ma anche pubblico serio, per imparare da ciò che è successo. Abbiamo pensato di affiancare appunto ai due interventi, quello del professor Nicoletti e del professor Marchesi, altri tre letture che entrano più nello specifico rispetto a tre gruppi vulnerabili. Perché? Perché in realtà i cosiddetti gruppi vulnerabili, abbiamo scelto i minori, le persone private della libertà e il tema sanitario. Questo perché sono tre condizioni che già di per sé alterano, no, la possibilità di accesso ai diritti. Come dire, si parte da una situazione di partenza già diversa. È chiaro che la pandemia, una situazione come quella che stiamo vivendo, abbiamo vissuto, va a impattare in modo ancora più importante alcuni di questi gruppi di persone caratterizzate da queste vulnerabilità. Ecco perché appunto oggi abbiamo chiesto a Maria Francesca Pricocco di entrare nel merito del tema diritti umani e vita dei minori, una categoria di cui tanto si è discusso rispetto al tema della scuola, ma che ha ben molti altri aspetti. Abbiamo chiesto appunto a Maria Francesca Pricocco, giudice minorile da più di 25 anni, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, oggi presidente del Tribunale per i minorenni di Messina, presidentessa dell'Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia, fino a aprile di quest'anno, e oltre a questi incarichi istituzionali, professionali, è una persona che sin da subito, come tutrice, ha preso su di sé, anche a titolo personale, il tema dell'integrazione e l'accoglienza, in particolar modo di minori stranieri non accompagnati. Ecco, io lascio a Maria Francesca Pricocco la guida di questa giornata, ringraziandola già in anticipo e dando giusto alcune indicazioni tecniche. Abbiamo scelto appunto questa modalità per cui lasciamo il relatore un tempo adeguato la possibilità di un tempo adeguato per introdurci nel tema e poi è possibile interagire utilizzando o la chat o la funzione domanda e risposta che trovate nel menu. A lei, dottoressa Pricocco, grazie. La ringrazio molto, dottor Figeri, e
E saluto tutti, anche se purtroppo non vedo nessuno, però immagino che ci sia qualcuno ad ascoltare dall'altra parte. È sempre, diciamo, un impatto per me non molto facile quello di parlare attraverso un monitor nell'assoluta, quindi così, mancanza di contatto con chi ascolta e con chi, insomma, mi piacerebbe interagire. Quindi aspetto anche delle domande. Rispetto alla mia presentazione, che riguarda proprio la mia poi professione, quindi il mio ruolo di giudice minorile, quindi questo è al centro poi della funzione che svolgo. Devo solo rettificare che io non ho mai svolto la funzione di tutrice e non lo potrei fare proprio perché il tutore è diciamo, un ufficio che viene designato dal giudice, quindi non mi potrei autodesignare rispetto a questo, però sicuramente con questo termine, dottor Figeri voleva indicare la funzione, quindi la funzione della giustizia minorile come una funzione in tutela delle persone di minore età. E quindi vorrei intanto fare una piccola premessa rispetto proprio a questa funzione, che è l'attività giurisdizionale del Tribunale per i Minorenni, che è l'organo giudiziario, cioè che si occupa appunto della tutela, intesa come riconoscimento dei diritti delle persone in crescita, quali sono le persone di minore età. E mi è piaciuto molto, l'ho detto subito anche alla dottoressa Lunardini, il titolo che mi è stato assegnato, perché la vita dei minori mi ha subito ricondotto proprio al focus della questione che stiamo affrontando, una questione esistenziale. Ecco, il giudice viene in questo caso interrogato a parlare appunto dell'esistenza dei minori prima ancora che dei loro diritti, che poi corrispondono in fondo quindi ai bisogni esistenziali proprio di questa categoria vulnerabile di persone. E da questo punto di vista vorrei proprio sottolineare come l'attività giurisdizionale del Tribunale per i minorenni è rivolta alla condizione delle persone di età minore che si trovano già in una segnalata condizione di pregiudizio, di abbandono, di disagio, di irregolarità del comportamento. Si tratta appunto di situazioni di vita in cui è già evidente, quantomeno in una prima fase, quindi di conoscenza, una condizione di perdita. Di perdita di apporti educativi, di affetto, di vicinanza in genere appunto proveniente dai genitori, perché i genitori sono diciamo, la controparte di questo riconoscimento dei diritti, ma anche da parte dei parenti significativi, quindi in genere di tutti gli adulti di riferimento. Quindi la giustizia per le persone minorenni è una giustizia quindi che è proprio parte da una condizione che si trova già pregiudicata rispetto alla piena espressione di quello che deve essere l'esistenza, posso aggiungerlo, felice di persone che crescono, quali sono i minorenni. Quindi l'intervento della giustizia minorile conosce questa vita di sofferenza, di profonda incertezza. E anche nei casi più gravi accerta l'abbandono dei minorenni, abbandono da parte della famiglia d'origine, non solo intesa, come dicevo prima, quella rappresentata dai genitori, ma da tutta la famiglia allargata che ha avuto rapporti significativi con loro. Ormai, e quindi, tra l'altro, ecco, voglio aggiungere che in questo mondo minorile, quindi che riguarda le persone che si trovano e vivono nel nostro paese, tra cui anche persone straniere, negli ultimi anni, ma non è un fatto di adesso, è un fatto che è iniziato quindi già nei primi anni 90, ma che oggi si è espresso quindi con numeri e con situazioni quindi davvero di grandissimo rilievo, ormai da alcuni anni, dicevo, l'Osservatorio della giustizia minorile ha anche accolto altre vite che sono quelle attraverso appunto i racconti, i vissuti dei minori stranieri non accompagnati, che sono giunti a migliaia nel nostro paese. Sappiamo tutti che il picco
più alto si è registrato negli anni 2016-2017. Io tra l'altro, appunto, come lei ha ricordato, ero a Catania, quindi poi presidente del tribunale, e ci siamo trovati in una situazione di grandissima difficoltà, proprio perché in quel territorio vi sono i tre porti dove sono giunti la gran parte dei migranti in Italia, e precisamente oltre quello di Catania, che tutto sommato è un porto recente, vi era quello di Augusta nel Siracusano e quello di Pozzallo nel Ragusano. Ma proprio queste vite che attraverso i minori stranieri soli sono entrate, cioè, nel nostro ufficio giudiziario, nella nostra funzione di giudici, se per un verso hanno determinato un necessario cambiamento anche nell'organizzazione del nostro ruolo, e con non poche difficoltà, vista la mancanza di risorse, la mancanza di magistrati, la mancanza anche di strutture fisiche dove accogliere questi minori, però devo dire che dall'altro lato hanno consentito l'acquisizione di una ricchezza rappresentata dalla la conoscenza della condizione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze provenienti da altre culture, da altre situazioni di privazioni, abusi, da altre aspettative, desideri e sogni. Io posso dire, cioè, che proprio attraverso l'esperienza della giustizia, di applicazione dei diritti anche per le persone straniere sole nel nostro paese, noi abbiamo avuto, quali giudici minorili, una grande opportunità, quindi, di guardare anche oltre e di comprendere, cioè, la condizione giuridica, personale, quindi delle persone, delle vite di cui ci siamo occupati, allargando davvero i nostri orizzonti, molto probabilmente quell'orizzonte che chi si accinge così ad avviare un viaggio così pericoloso, così con tante incognite, con una mancanza di assoluta certezza dell'arrivo, ha poi trasferito a noi, perché raccogliendo questi ragazzi e questi bambini, devo dire anche molti bambini che avevano perso poi i genitori durante il passaggio, quindi durante, diciamo, la traversata via mare, ci hanno consentito di acquisire. Questo perché il Tribunale per i minorenni, lo dico così velocemente, però mi sembra un'informazione da dare, è un ufficio giudiziario che si caratterizza proprio per la specializzazione. E la specializzazione è quella di occuparsi delle vite delle persone minorenni. Ecco, il nostro oggetto e soggetto, quindi del diritto di cui ci occupiamo, proprio sono queste vite, sono queste persone, e i diritti, cioè, vengono riconosciuti proprio nell'ambito di un percorso anche giudiziario, di un processo, quindi sia civile che penale, dove la persona di minore età sta al centro. E accanto a questo, un'altra caratteristica, quindi imprescindibile e molto importante, proprio perché stiamo parlando di vite, la funzione viene espressa attraverso un apporto multidisciplinare. Ciò significa che il giudice minorile, si occupa di questa funzione, non conosce solo di diritto, ma, cioè, apprende attraverso l'apporto dei saperi che compongono l'ufficio giudiziario, all'interno del quale sono presenti giudici onorari, che sono giudici non, appunto, che hanno seguito un percorso di formazione giuridica attraverso la facoltà di giurisprudenza e poi, diciamo, la partecipazione a un concorso pubblico, quale è quello, appunto, per entrare nel ruolo della magistratura, ma sono professionisti di altri professionisti di materie che attengono alla pedagogia, psicologia, psichiatria, sociologia, tutte le materie che ci consentono di conoscere la persona e il contesto sociale dove questa persona minorenne vive. E oltre a questo, è un ufficio giudiziario che utilizza strumenti che in altri ambiti della giustizia non vengono utilizzati come fattore determinante, proprio, e anche imprescindibile anche questo rispetto, poi al percorso di conoscenza. Qual è l'ascolto di queste persone di minore età?
Ed è proprio perché attraverso l'ascolto, appunto, vengono ricostruiti fatti, vengono ricostruiti vissuti, vengono ricostruite le vite che oggi, di cui oggi intendiamo parlare. E quando appunto la persona, il processo che la riguarda, si muove all'interno di una specialità che mira agli interventi di aiuto, di protezione, di tutela e quindi prevede tutta una serie di fasi intermedie prima della decisione finale che sono volte non solo alla conoscenza ma anche alla sperimentazione, cioè di soluzioni possibili per il recupero della genitorialità, per il superamento delle difficoltà, per la costruzione attraverso un apporto anche di rete interistituzionale e interprofessionale, come dicevamo prima, così, il riconoscimento di un diritto che è sempre un diritto da osservare, tenuto conto della prognosi di quello che potrà accadere nel futuro. Quindi questo caratterizza la nostra funzione minorile perché non è semplicemente focalizzata al qui ed ora, ma è fondamentalmente strutturata proprio per le caratteristiche del ruolo verso ciò che accadrà domani. Quindi proprio il concetto quindi di prevedere quale può essere la condizione migliore per queste persone è fondamentale. E allora, se pensate, cioè che questo sia, infatti, tant'è che anche la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto, ecco, diciamo, necessità di guardare oltre e anche attribuito alla giustizia minorile, ai giudici che si occupano di persone in crescita, anche il compito di svolgere un ruolo proattivo, cioè di farsi promotori di soluzioni, di farsi promotori di progettualità, promotori quindi promotori attraverso uno sguardo lungo e uno sguardo che deve guardare appunto, come dicevamo prima, alla vita futura. Tutto questo non è semplice, non è un discorso, diciamo, che si può anche così rappresentare con fatti o circostanze in così poco tempo, però io lo voglio rappresentare perché poi tutto questo servirà a comprendere in che cosa ci stiamo trovando adesso, proprio a seguito della dichiarazione di pandemia e dei fatti che conosciamo e che tutti stiamo anche vivendo. E allora appunto è proprio questo, se questo è l'ambito di intervento della giustizia minorile, è quindi già abbastanza gravoso, complesso e quindi è che ci pone ogni giorno davanti a difficoltà diverse, io questo lo voglio sottolineare, è difficile che nell'ambito di questa funzione vi sia, diciamo, i casi possono essere inquadrati in un ambito seriale, non in questo caso appartiene a questa categoria, a questa, a quest'altra. Allora, quello che ho sperimentato appunto nella mia lunga attività di giudice minorile, che ho scelto perché mi piace moltissimo, è quella, cioè, di non trovare mai un caso identico a un altro. E quindi c'è in ogni situazione, in ogni vita che sta dentro i procedimenti di cui ci occupiamo, una diversità evidente, e la difficoltà è quella di consentire a tutti il rispetto dei diritti secondo il principio costituzionale di uguaglianza e di non discriminazione quando si tratta di minori stranieri, proprio raccogliendo le differenze, perché il concetto del principio di uguaglianza è proprio questo, trattare in modo uguale situazioni differenti. E allora, nell'ambito di questo percorso, cosa è accaduto nel marzo del 2020? Mentre le vite, e soprattutto le vite dei ragazzi, dei bambini, che si muovono comunque sempre in un ambito di incoscienza, di mancanza di consapevolezza poi piena di ciò che sta accadendo,
Vi è stata una dichiarazione di grande, così, come se fosse di grande impatto, proprio perché intanto dire pandemia non era facile da spiegare. E a seguire diciamo, le disposizioni e la chiusura, quindi vi è stata una dichiarazione di pandemia e una dichiarazione di chiusura delle vite, dichiarazione dei rapporti familiari, dei rapporti personali, dei rapporti sociali. E allora questi minori che si muovono, ecco, in un ambito che contorna quindi la nostra attività e la funzione minorile, come si sono trovati e che cosa la giustizia ha potuto fare per loro. Intanto vorrei fare una distinzione, secondo me importante, perché ciò che abbiamo osservato dall'osservatorio appunto nostro, da questo nostro luogo e spazio quindi di intervento, potrei sintetizzarlo evidenziando due categorie di minori. Da un lato vi erano i minori già seguiti dalla giustizia minorile, già seguiti dai giudici minorili nell'ambito di procedimenti che appunto riguardavano la loro tutela per varie ragioni, appunto perché si trovavano, come dicevo prima, in una condizione di pregiudizio, di segnalato abbandono, per cui era stata aperta una procedura avviata per adottabilità, e molti dei quali, questi ragazzi in condizioni anche più gravi, erano stati già allontanati dalle famiglie e collocate presso comunità di tipo sempre familiare, così come dice la legge, oppure inseriti all'interno di famiglie solidali, appunto, che attraverso l'affidamento eterofamiliare si erano fatti, diciamo, avevano mostrato disponibilità alla loro accoglienza per tentare il recupero dei rapporti con la famiglia d'origine, oppure cioè, per esigenze di protezione, soprattutto nei casi di abuso o quindi ad altre situazioni gravi. Così come vi erano altri minori, sebbene non allontanati dalla famiglia, seguiti dal tribunale attraverso anche i servizi del territorio, quindi sia territoriali che sanitari, al fine cioè di consentire un superamento delle difficoltà e anche mediante quindi degli apporti misurati proprio dalle loro condizioni, non so, attraverso educativa domiciliare, progetti di educativa domiciliare oppure avvio ad altre attività formative, per non parlare dei minori già sottoposti a processo penale, quindi che si trovavano a seguire i vari iter che il processo penale minorile consente, quindi quali intanto i minori sottoposti per esempio alla sospensione, ammessi anzi alla sospensione del processo per messa alla prova e che quindi in quell'ambito seguivano dei percorsi di recupero, cioè della devianza e quindi attraverso sostegno soprattutto di tipo psicologico, quindi oltre attraverso impegni ben precisi che consentivano loro di recuperare gli studi o di intraprendere un'attività lavorativa o di fare una formazione specifica prima ancora di intraprendere l'attività lavorativa. Quindi minori, voglio dire, tutti già in movimento all'interno di percorsi virtuosi proprio per il riconoscimento dei loro diritti, ma anche per il recupero del loro percorso di crescita e quindi al fine di accompagnarli alla vita adulta o a recuperare i rapporti familiari nel miglior modo possibile e anche evitare ulteriori sofferenze. E quindi questa è una categoria già sotto, diciamo, la nostra osservazione, e posso quindi dire subito rispetto a loro, che riguardo ai quali la dichiarazione di pandemia ha sconvolto totalmente ciò che stavano costruendo anche in maniera molto faticosa. Allora, intanto per quanto riguarda i minori allontanati dalla famiglia, si è posto un problema gravissimo, che era quello cioè di poter ugualmente consentire il contatto con i familiari, perché l'allontanamento, e tengo a precisare questa questione che poi è stato sempre oggetto di polemica anche negli ultimi anni,
È l'allontanamento nell'ambito minorile e in ottemperanza a quelli che sono i principi della giustizia minorile, viene fatto esclusivamente a scopo di protezione dei minori. Se un minore viene allontanato dalla famiglia, è chiaro che vi è una necessità di allontanarlo per proteggerlo. Ciò non significa, anzi, che debba perdere i contatti con la famiglia, soltanto nei casi più gravi, quando ad esempio all'interno della famiglia sono stati commessi atti di abuso, di maltrattamento gravissimo, quindi vi sono quindi necessità di una protezione davvero piena e molto così e anche forte sotto il profilo della resistenza, poi le richieste anche dei genitori vengono interrotti i rapporti proprio per non pregiudicare ulteriormente la serenità psicofisica di questi figli che sono stati fortemente proprio maltrattati sotto il profilo psichico e fisico. Però in genere l'allontanamento dalla famiglia è messo in atto allo scopo quindi di poter riprendere i rapporti familiari in un ambito appunto protetto. Ebbene, con riferimento a questa categoria di minori è accaduto che a causa della dichiarazione di pandemia e la difficoltà appunto a mantenere i rapporti senza causare, cioè contagi tra l'altro poi difficilissimi da gestire all'interno delle comunità soprattutto, ma anche nelle famiglie che hanno accolto, che accoglievano quindi questi bambini, sono stati fisicamente interrotti. Devo premettere che nel periodo, subito dopo il periodo della pandemia, sicuramente avrete avuto modo di vedere come tutta la legislazione d'urgenza, quindi anche gli atti amministrativi che sono stati adottati dal Consiglio dei Ministri, quindi per governare quindi, il contagio, l'emergenza sanitaria, hanno tuttavia riconosciuto quindi, alla funzione minorile un carattere di, comunque di urgenza, tant'è che mentre nei tribunali ordinari quasi tutta l'attività giudiziaria quindi è stata sospesa, quindi è stato dichiarato che è stato prescritto, previsto anzi che i giudici potessero rinviare quindi i processi già fissati, le udienze. Al contrario, per quanto riguarda l'attività minorile, è stato espressamente previsto che alcune procedure particolarmente delicate dovevano invece essere trattate anche in quel momento, in quel tempo. È vero quindi che comunque il legislatore ci ha dato la possibilità di utilizzare dei mezzi informatici anche per i collegamenti da remoto e quindi trattare le udienze in questo modo. Però ecco, l'attività dei tribunali per i minorenni non è stata sospesa, anche perché nell'indicare i procedimenti che comunque anche in questo tempo dovevano essere trattati, il legislatore ha detto che si trattava intanto dei procedimenti tutti volti all'accertamento dell'eventuale stato di abbandono, quelli che prima ho già citato, i procedimenti per adottabilità, che sono effettivamente di grandissima delicatezza, quindi anche perché possono condurre poi ad una perdita, ecco, definitiva quindi del nucleo e del diritto del minore alla famiglia per, diciamo, riconoscimento del diritto ad essere invece educato e cresciuto da una buona famiglia, da una valida famiglia. Così come però il legislatore ci diceva, anche i procedimenti dove vi sono situazioni comunque di urgenza, lasciando al giudice la valutazione dell'urgenza, e procedimenti che in ogni caso attengono comunque alla salvaguardia dei minori, indipendentemente, ecco, dal fatto specifico. Non venivano, ecco, tipizzati i procedimenti, quindi si è data questa valutazione al giudice. Noi, quali giudici minorili, quindi ci siamo trovati sostanzialmente a svolgere il lavoro così come se non fosse stata dichiarata chiusa, la pandemia è chiusa anche l'attività giudiziaria. A parte la fatica di dover adottare misure volte a evitare gli assembramenti all'interno dell'ufficio, volte a evitare i contatti, quindi questa è stata tutta un'attività amministrativa che ci ha appesantito, però l'obiettivo da parte nostra era non perdere i contatti e non è stato facile e non è stato sempre possibile mantenere i contatti e non è stato comunque
diciamo, anche possibile poter decidere tempestivamente per tutti i bisogni che in questo tempo si sono stati rappresentati. Ma la questione particolarmente avvertita in questa fase, come dicevo prima, è stata quella di trovare un modo per far mantenere a questi ragazzi, soprattutto quelli allontanati dalla famiglia, ma poi vi parlo di quelli all'interno della famiglia, intanto quelli allontanati dalla famiglia, i contatti con i familiari. Arrivavano giornalmente decine di richieste in tribunale in cui i rappresentanti delle comunità, ci chiedevano anche le stesse famiglie affidatarie, ci chiedevano: ma come dobbiamo fare? Come possiamo fare? E poi siamo arrivati un po' alla determinazione che in quella fase, nel bilanciamento tra il diritto alla salute della collettività e il diritto dei singoli, minori, fosse prevalente quello di diritto alla salute. E quindi questi rapporti sono stati sostanzialmente interrotti, sono stati autorizzati i rapporti virtuali attraverso l'uso dello strumento informatico, e ciò è chiaro che ha causato una grandissima sofferenza nei ragazzi che appunto stavamo seguendo, nei minori, nei bambini di cui ci stavamo occupando. Con danni che ancora sono in corso di verifica. Ecco, posso dire che sono stati superati, sono davvero in corso di pericolo. Poi, all'interno di questi procedimenti, ecco, comunque, un'altra questione importante, perché in fondo quelli collocati presso comunità o inseriti in famiglie solidali, seppure con queste privazioni, queste interruzioni di cui ho parlato, noi potevamo in ogni caso sperare che fossero in una situazione di sicurezza. Al contrario, i minori, comunque già seguiti da noi e rimasti in famiglia, perché stavano magari tentando di fare un lavoro intrafamiliare, quindi senza allontanarli, si sono trovati esposti ad una situazione di ulteriore rischio e aggravamento del pregiudizio comunque inizialmente segnalato. Ciò perché intanto sono rimasti soli, prigionieri all'interno di queste abitazioni dove già la vita era difficile. Vita cioè che così è stata ulteriormente messa in difficoltà, in crisi attraverso la riduzione dell'attività lavorativa. Molti dei nostri minori comunque appartengono a quella categoria che purtroppo vive la povertà, sì, educativa, ma anche una povertà materiale rilevante. Appartengono a quartieri marginali, quindi appartengono comunque a quartieri a rischio, quindi appartengono a famiglie quindi che comunque hanno delle difficoltà enormi nell'organizzazione della vita familiare, nella garantire ai propri figli anche un sufficiente mantenimento. Ecco, quindi questi minori sono rimasti dentro questi luoghi familiari senza la possibilità anche di poter avere una verifica, un monitoraggio stretto da parte dei servizi che, come sapete, sono stati anche limitati proprio in questa attività di aiuto, queste professioni di aiuto indispensabili, dovendo rinunciare alle visite domiciliari, anche loro cercavano di avere, quelli che hanno potuto farlo, contatti sempre attraverso via telematica con i minori, ma alcuni di questi non avevano neanche gli strumenti informatici per collegarsi dall'interno all'esterno. E quindi abbiamo avuto un momento, secondo me la primissima fase è stato veramente il momento più difficile e critico, perché di questi minori, di questi bambini, dei ragazzi, non abbiamo più saputo nulla. Quindi non abbiamo avuto aggiornamenti, non abbiamo avuto riscontri per forza rispetto all'attività che stavamo portando avanti. E quindi, indipendentemente, ecco, da quello che la legge ci consentiva comunque di fare, noi giudici minorili non abbiamo potuto operare in concreto per consentire proprio il riconoscimento dei diritti di queste persone di minore età, che poi piano piano abbiamo ripreso dopo, però
hanno avuto un momento di solitudine. Ecco, secondo me sono rimasti soli davvero in questa fase. Anche i ragazzi che, come vi dicevo, seguivano anche nell'ambito del processo penale dei percorsi virtuosi. Anche, per esempio, l'istituto della messa alla prova è stato messo in crisi da questa chiusura, perché tutti i progetti che erano stati predisposti non sono stati seguiti, e quindi vi è stata una sospensione. Ecco la parola che mi viene da dire, che in quella primissima fase, anche per la giustizia, i minori sono rimasti sospesi. È inutile dire che abbiamo fatto un'attività, abbiamo potuto fare un'attività attenta e comunque sufficientemente garantista, ma vi è stato un momento di sostanziale arresto. Posso andare avanti? Ancora? Ecco, e per non parlare dei minori che si trovavano già in stato di detenzione, quindi anche presso istituti penali minorili, quindi anche per loro c'è stata questa difficoltà del mantenimento dei contatti, perché voi sapete, soprattutto per chi poi perde la libertà e si trova anche seppure in un ambito misurato alla loro condizione, quali sono gli istituti appunto per i minorenni. Non ha potuto più tenere i rapporti con, non hanno potuto più tenere i rapporti con i familiari, quindi hanno anche all'interno degli istituti stessi si sono create situazioni difficili e complesse al fine di evitare i contagi, per cui era ne stato necessario anche, secondo anche le indicazioni, quindi del capo dipartimento della giustizia minorile e di comunità, individuare delle soluzioni di salvaguardia sempre della salute dei minori all'interno delle carceri, appunto, minorili. E accanto quindi a è questa quindi la difficoltà che appunto io intendo segnalare, difficoltà che peraltro non si è attenuata, quindi andando avanti, seppure sappiamo che poi vi è stato un momento, soprattutto nel periodo estivo, in cui l'allentamento delle restrizioni ha consentito di recuperare, però un recupero che non ha potuto riguardare i percorsi giudiziari, che invece necessitavano insomma, un compito e anche un intervento serrato, quotidiano, costante per la tutela e salvaguardia di questi minori. E tra questi inserisco subito i minori stranieri non accompagnati, anche loro ristretti nei centri di prima accoglienza, ristretti nelle strutture di seconda accoglienza. Proprio utilizzo il termine ristretti perché insomma è accaduto questo, cioè sono rimasti chiusi dentro, ed è stato un momento difficilissimo, se consideriamo anche la loro vita, la loro storia, questa speranza di arrivare nel nostro paese, di poter intraprendere un po' quello che erano i progetti di vita che avevano coltivato, di sfuggire anche a situazioni di sfruttamento, anche di guerra, per chi è arrivato da questi paesi. Si sono trovati in una grande difficoltà, ma diciamo, tutto il sistema della tutela dei minori stranieri è stato compromesso da questa chiusura. Anche il rapporto con i tutori, quindi che sono diciamo delle figure molto importanti per loro, quindi le uniche figure di adulti rappresentanti della loro vita, delle loro decisioni, quindi con i quali avevano insomma il diritto di interloquire, quindi sono stati fortemente limitati. E comunque, anche se io devo dirvi che quando ero a Catania, ma adesso sto continuando a Messina, abbiamo mantenuto quantomeno quindi questi contatti con i minori attraverso l'ascolto fatto sempre a distanza e con la presenza appunto anche del tutore, quindi che è collegato da remoto, quindi costituendo questi gruppi. Quindi tra l'altro l'ascolto del minore era stato, quello è anche adesso, nel mio nuovo ufficio affidato ai giudici onorari, cioè gli esperti di cui vi ho parlato prima. Però vi potete immaginare che come questi contatti, sì, ci sono stati in qualche modo utili per dire ci siamo qua, puoi vedere un viso, puoi vedere diciamo una persona fisica che ti
che sta accanto a te, che ti vede, ti osserva, cerca di seguire quello che è possibile, però tutto poi rimane sotto, anche in questo caso, in una sospensione ancora più difficile, proprio perché loro sono stranieri e l'incertezza è ancora più grande e lo smarrimento, direi, è immenso, proprio immenso. Accanto quindi a questa situazione, la giustizia minorile si è trovata ad osservare un'altra grande difficoltà, che è quella non pervenuta, la chiamerei così, ma della quale sentivamo anche le notizie televisive, poi in qualche modo potevamo riscontrarla poi nelle segnalazioni che pian piano arrivavano. Molte famiglie si sono ritrovate dentro casa, e quindi minori ancora non segnalati, situazioni non rivelate, all'interno delle quali sono esplose le situazioni di violenza intrafamiliare, anche imprevedibili, ma molto gravi, sia diretta che assistita. Sono aumentati i comportamenti di aggressività, di rabbia incontrollabile di minorenni anche all'interno del gruppo dei pari. Io questo l'ho potuto constatare anche nella mia nuova sede, in cui sono arrivate diverse denunce da parte dei carabinieri di ragazzi che si picchiavano per strada. Cioè che nella relazione, cioè con il gruppo dei pari, hanno potenziato e hanno slatentizzato in qualche modo quelle che erano delle istanze di rabbia, quelle che erano delle istanze di grande frustrazione. Quindi, da questo appunto sono venuti fuori diversi reati proprio contro la persona, l'incolumità personale, che quindi abbiamo dovuto trattare. Molti ragazzi, anche come sono rimasti sospesi, come dico appunto, secondo me, anche quelli che pur avendo genitori capaci, uniti e presenti, hanno appunto dovuto interrompere il loro percorso di vita e sono rimasti in attesa. Quindi è un problema che si è verificato, secondo me, trasversalmente a 360 gradi, tra quelli già sofferenti per situazioni conosciute, tra quelli apparentemente diciamo in una condizione di benessere, ma a quel punto diciamo sensibilizzati ad una sofferenza che è venuta comunque fuori. Vi è stata un'inchiesta, non so se avete avuto modo di leggere, l'unica che in questo periodo è stata portata avanti dall'Espresso in due numeri, sette in due numeri, dove appunto sono stati così, sono stati narrati varie situazioni di minori che hanno manifestato malessere proprio psichico, psicologico, e sono stati ricoverati presso i reparti di neuropsichiatria infantile, dove minori che hanno manifestato paure profonde, la paura di non riuscire anche a camminare, di non riuscire a vedere. Qualcuno dice: io non vedo niente, seppure dal punto di vista organico non c'era nessun problema. Quindi è molto interessante questa inchiesta. Ciò significa che anche nelle situazioni cosiddette normali, quello che stiamo vivendo, quello che abbiamo vissuto e quello che ancora molto probabilmente dovremo vivere, ha inciso profondamente su questa struttura, comunque fragilissima, nelle persone che crescono. È una struttura dove è difficile razionalizzare, è difficile anche relativizzare ciò che sta accadendo, perché un bambino che cresce ha l'incertezza di tutto, l'incertezza della sua identità, l'incertezza anche della sicurezza rispetto alle relazioni, anche quelle fondamentali. I bambini attraversano fasi in cui tutto diventa incerto, dove ci sono delle pulsioni, delle difficoltà che poi lo portano anche ad opporsi ai genitori, insomma tutti i percorsi che noi conosciamo. E quindi in questa fragilità, quindi intrinseca, ecco, quello che sta accadendo, in molti casi, è stato
comunque pregiudizievole. Ecco, non perché vi sia stato qualcuno che abbia creato un pregiudizio, ma perché si è creata una condizione di grandissimo disagio, proprio perché è una situazione che non dà certezze né spiegazioni plausibili, perché anche il senso delle cose, dal mio punto di vista, è quello che ho imparato dai bambini e dai ragazzi nel corso del tempo, è riuscire a dare il senso di ciò che accade, di ciò che si vive, di quello che appunto ha bisogno di una spiegazione. Non è facile, non è facile. In questo ambito di cui oggi ci stiamo occupando. Non è facile, a volte non è possibile riservare livelli di attenzione essenziali alle risposte che le persone minorenni hanno diritto di ricevere e che attendono anche perché nel loro processo di evoluzione psicologica la risposta è data quando viene realizzato un fatto concreto e tangibile che ne riconosce il bisogno. La mancata risposta che noi non riusciamo a dare è perché non riusciamo a materializzarla, a renderla evidente, a renderla appunto, non si può toccare questa risposta, toccare proprio nel senso di prendere in mano, quindi questa risposta che noi dovremmo dare. Quindi, però, ecco, l'unica cosa che posso dire è che anche come giudici minorili, quindi io personalmente, nella idea quindi di impostare comunque un percorso che abbia senso, penso che occorra trovare comunque un tempo ragionevole di risposta, un tempo che interfaccia la capacità concreta della giustizia di assumere provvedimenti, con la capacità del sistema di protezione sociale, educativo e terapeutico di articolare progetti e percorsi trasformativi con i minorenni, ma anche con i loro genitori e le famiglie. Purtroppo però occorre considerare, anche se amaramente, che in questo momento, in conseguenza di questo momento, la giurisdizione nel suo insieme è meno accessibile nella sua funzione di tutela. I servizi sociali, come già accennato prima, anche i termini sanitari, sono ridimensionati, sono limitati nei movimenti, non possono espletare l'attività di assistenza e di cura che sono state loro affidate. E sono anche difficoltà nella gestione delle attività educative fortemente compresse a causa dell'emergenza, ma anche in conseguenza dell'emergenza. Qui tutti noi abbiamo bisogno di capire, dobbiamo confrontarci, dobbiamo insomma, metterci davvero in una situazione di apertura, di confronto e di riflessione. Dobbiamo imparare sostanzialmente perché non abbiamo strumenti per poter dire è successo questo, ma adesso noi possiamo darvi una ricetta, una prospettiva, possiamo dirvi come si fa per superare questa cosa. Non lo sappiamo, nessuno di noi lo sa e forse questa è la vera difficoltà. Molto probabilmente, ve lo dico in sintesi e chiudo, questa esperienza di vita a questo punto di tutti noi ci ha insegnato forse essere più umili, a pensare cioè, che davvero non abbiamo le risposte e non possiamo pensare di averle per forza. Chissà, forse può essere questo il momento in cui noi adulti riusciamo davvero a metterci, insomma, metterci a livello, voglio dire, anzi all'altezza delle persone più piccole, persone che ancora devono crescere, e insieme, attraverso un confronto dico alla pari tra persone che non sanno quello che accadrà e che insieme hanno anche paura, hanno difficoltà a trovare un modo per comunicare e per coinvolgere coinvolgere appunto le persone minorenni, minorenni, che può darsi magari possono avere più risorse anche di noi e darci degli spunti di trasformazione e di speranza. Grazie, grazie mille intanto appunto per l'ampiezza, no, del suo intervento in tutte le sue sfaccettature e nella sua complessità. E dall'altro grazie anche appunto per tutto quello che tra
traspare, no, dal suo intervento in termini di esperienza, in termini di umanità e anche appunto di bisogno, no, di riflessione rispetto a qualcosa che ci ha colpiti e ci ha sbilanciati completamente e su cui appunto è importante una riflessione perché non è una questione di ricette o no, di risposte, è proprio qualcosa che fa parte di un dibattito che dobbiamo fare a più livelli. Io lascio a questo punto, come sempre, abbiamo un momento di possibilità di interagire con la dottoressa Pricocco, lascio a voi al pubblico la possibilità di fare domande o anche semplicemente osservazioni. Io per rompere il ghiaccio vorrei subito fare una domanda alla dottoressa Pricocco. Come CESPI noi abbiamo anche un osservatorio sui minori non accompagnati e era emerso in questo osservatorio che molti giudici avevano trovato la difficoltà di dover proseguire con un'assegnazione del tutore al minore non accompagnato durante il periodo di pandemia, quindi con l'arrivo di un minore doveva seguire l'assegnazione del tutore e c'era un po' la problematica di capire se affidare un tutore pubblico o affidare un tutore volontario. So che in alcuni casi è stato scelto di affidare un tutore pubblico proprio per le difficoltà poi di una pandemia che obbligava tutti noi a casa, per cui anche il tutore volontario forse sarebbe stato impossibilitato a svolgere la sua funzione. Quindi questa è la mia prima domanda. E la seconda in realtà è se ritiene che si debba far fronte forse successivamente a qualche digitalizzazione del tribunale, qualcosa che favorisca anche un ascolto in questi periodi pandemici, in queste insomma, emergenze, ecco un po' le mie domande. Grazie, dottoressa. Sì, allora per quanto riguarda la prima domanda, devo dire questo. No, non è. Allora, intanto nel periodo più critico della pandemia, appunto, lo scorso anno comunque vi è stato un calo di ingressi nel nostro paese. E quindi i minori sono giunti qui, sono stati, diciamo, in numero ridotto rispetto ai tempi precedenti, no? Seppure appunto anche nel 2018 già vi era stato con i nuovi decreti di sicurezza, quindi una flessione, però poi nel 2019 vi era stata di nuovo una ripresa, ma anche nel 2020. Quindi no, personalmente anche nella mia esperienza, anche la mia esperienza a prescindere dai minori stranieri non accompagnati, noi abbiamo sempre nominato un tutore persona fisica. Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, ci siamo attenuti alla legge e abbiamo nominato un tutore volontario per quanto possibile. Quando nei momenti di maggior afflusso di migranti minorenni sono stati anche delle situazioni in cui abbiamo dovuto attendere per la nomina di un tutore volontario, però abbiamo applicato la legge 47 del 2017 nella parte in cui prevedeva che in attesa della nomina potesse il rappresentante della comunità svolgere i compiti, i poteri tutelari. Insomma, per farla breve, io sono dell'idea che il minore, straniero non accompagnato, ha sempre bisogno di una persona fisica di riferimento e non un ente pubblico, quello può essere il comune, del luogo dove si trova. Quindi questa spersonalizzazione di una figura così fondamentale, io penso che sia, diciamo, sotto il profilo della comunicazione, anche del riconoscimento del diritto e di quello che il minore avverte come soluzione e risposta, quindi alla sua condizione non sia opportuna. Quindi sempre, ecco, nel periodo poi della dichiarazione della pandemia, visto che i minori erano appunto di mi in minor numero, la nomina del tutore è stata anche più fattibile
E quindi vi è stata la possibilità comunque di poter per questi tutori mantenere i contatti anche a distanza attraverso il mezzo informatico. Almeno io ho raccolto questa esperienza e quindi per dire anche che è una cosa che si può fare, è possibile. Per quanto riguarda poi sì, la questione dell'innovazione informatica negli uffici minorili, si stanno portando avanti una serie di richieste, iniziative, quindi che ancora aspettiamo, però ecco come poi con soluzione attuabile. Però l'idea comunque che è venuta fuori anche dal nostro recente convegno, questo appunto dell'Associazione Magistrati Minori e Famiglia, è quella di poter, di non rinunciare, ecco, al contatto e al rapporto, con le persone minorenni di cui ci occupiamo, in presenza, perché è diciamo, uno dei connotati della giustizia minorile, quindi questo poter entrare in relazione, e quindi la relazione necessariamente presuppone comunque un contatto, pur con le precauzioni del caso, però è un contatto che è necessario. La vabbè, mi sono inceppata. Comunque poter utilizzare i mezzi digitali è tuttavia diciamo, una conquista che bisogna coltivare. Intanto per la trattazione così del processo, quanto non occorre insomma, fare l'udienza. Ecco, l'udienza è rinunciabile, ecco, come momento di un procedimento minorile, un'udienza in presenza, però ci possono essere altre fasi nello svolgimento del processo in cui la comunicazione anche con i servizi, con gli avvocati, con il curatore speciale, con il tutore, tutto coloro che partecipano a questo processo minorile possa avvenire anche attraverso gli strumenti informatici in maniera più spedita. Quindi poter fare e usufruire in sostanza di un sistema misto. Ecco, questo sarebbe l'ideale, che nella giustizia minorile venissero fatte delle innovazioni funzionali a una maggiore efficienza dell'attività giudiziaria, quindi attraverso i mezzi informatici, ma mantenere quello che è la caratteristica essenziale di una giustizia che si occupa di persone, che conosce le relazioni e che quindi deve poter lavorare su relazioni effettive, non virtuali. Grazie. Posso... Prego. Buonasera, sono Patrizia Buonamici, UNHCR. Buonasera. Buonasera, dottoressa. Approfitterei dell'argomento che è stato introdotto sui minori stranieri non accompagnati per non tanto fare una domanda, ma fare anche un po' una riflessione assieme a lei. Giustamente ha detto, per fortuna, diciamo, in un periodo picco di pandemia, il numero degli arrivi via mare, poi... La questione via terra, diciamo, è un altro argomento molto molto sensibile, è andata diminuendo. Quello che assisteremo probabilmente nelle prossime settimane invece sarà una recrudescenza degli arrivi sia via mare che via terra. E se posso, come dire, rincarare un po' la dose delle criticità riguarda tutto il momento che... Porta i minori al periodo di quarantena. Ecco, diciamo c'è un ulteriore periodo di sospensione, se vogliamo, anche di quelle che sono le garanzie e i servizi, non solo dalla nomina di tutore, ma anche l'ascolto del minore, anche perché spesso sono collocati in situazioni dove, nel migliore delle ipotesi, diciamo, anche l'avvicinarsi da parte degli operatori è reso particolarmente difficoltoso. In alcune circostanze proprio non ci si può avvicinare. Ecco, quindi abbiamo assistito anche, stiamo assistendo al tentativo del Ministero, soprattutto dell'Interno, di trovare delle soluzioni positive che possano garantire sin dall'arrivo l'ascolto e i servizi, però purtroppo ci aspettiamo una situazione molto critica nelle prossime settimane. Ma nei prossimi mesi, e come organizzazione ovviamente stiamo monitorando e cercando di collaborare anche con il Ministero per trovare delle alternative, ma ecco, in questo senso quello che diceva anche la dottoressa Lunardini, ad esempio, cercare di limitare quanto possibile
dei minori ai 14 giorni per poi avviare un pronto trasferimento in strutture dedicate, e in questo senso effettivamente una gestione più efficace anche di intreccio di banche dati, no? Perché in questo momento abbiamo la banca dati del Ministero, la banca dati del lavoro, però che si fatica a far dialogare queste banche dati, con conseguente anche difficoltà del reperimento dei posti. Quindi è più che una domanda, una riflessione che porto a questo tavolo. Grazie. Grazie. Grazie tante. Sì, sono senz'altro d'accordo. Vorrei solo sottolineare questo. Penso che bisogna prendere in mano le situazioni, sia per i minori stranieri non accompagnati, sia per gli altri, diciamo, minori che si trovano nel nostro territorio, attraverso una programmazione comunque sistematica dei bisogni. Quindi anche a proposito dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, rispetto a tutte queste necessità, quarantena, spostamento, cioè, allora occorre che il servizio centrale abbia una visione complessiva di tutto quello che accade. La gestione delle strutture, delle misure di accoglienza è importantissima, perché da questo, e quindi da un'organizzazione assolutamente funzionale a tutto quello che stiamo dicendo, possiamo garantire davvero il riconoscimento del diritto. Se noi continuiamo invece ad andare avanti con l'improvvisazione, vedendo quello che accade, vedendo le soluzioni così temporanee, tanto per tappare quella difficoltà o comunque per prendere in mano quell'emergenza, che allora io penso che è davvero difficilissimo. Così come per gli altri minori, il piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza deve essere curato nei minimi particolari, perché altrimenti anche lì lavoreremo ancora improvvisando. Grazie, io le rivolgo tre domande che sono arrivate. Una prima domanda, Fulvia da Gorizia segnalava se poteva dire qualcosa su un tema ampissimo, ma giusto una sua riflessione sul tema della tratta dei minori, essendo lei sul confine est. Sebastiano Ceschi le domandava dal suo personale punto di osservazione cosa ne è stato del lavoro e delle nomine dei giudici onorari in seguito alla pandemia. E poi Francesco Nasi faceva una riflessione domanda circa, vorrei domandare qual è lo stato dei servizi di supporto psicologico per minori, non solo per minori stranieri, serve, è necessario potenziarlo, che ruolo ha giocato nella crisi pandemica o avrebbe potuto giocare? Queste tre domande. Sì, no, è già la domanda l'ha sintetizzata lei? Sì. Ah, ok, ok, no, io pensavo che dovessero presentarsi. ricordo intanto quella relativa ai giudici onorari, così subito sgombriamo il campo da equivoci. Al momento non è in corso un'attività di reclutamento, di nomina o conferma dei giudici onorari, perché sono in servizio presso i tribunali per i minorenni i giudici onorari già scelti, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura per il triennio 2020-2022. Quindi non vi è un'attività in corso per questa selezione. Invece è stato già dal Consiglio Superiore della Magistratura deliberato la nuova circolare sui giudici onorari che dovranno prendere servizio dal 2023-2020, negli anni 2023-2025, quindi per il triennio successivo a questo che scadrà appunto nel 2022. Ma vi è già la circolare, ma ancora non vi è il bando, non è stato pubblicato il bando relativo a questa attività. Quindi al momento non è attuale, ecco, questa situazione. Poi mi ricordo di nuovo un attimo velocemente la prima domanda. Prima riguardava il tema della tratta dei minori. Allora, il tema della tratta è un tema davvero delicatissimo, importantissimo, e che si può comunque inquadrare in una categoria di situazioni di gravissimo pregiudizio, ma io direi di tutti i minori, sia stranieri che gli altri,
per i quali diciamo, non vi è emersione delle situazioni. Questo, e io sono assolutamente, avendo lavorato anche su questo tema della tratta, quindi anche a Catania, quindi dove sapete, mi sono state anche diverse denunce, che vi sono stati degli arresti, quindi è stata un'attività condotta con grande difficoltà ma anche efficienza. Posso pensare che tutta questa situazione al momento è assolutamente sommersa. E infine l'ultima domanda. L'ultima domanda riguardava il servizio di supporto psicologico per i minori, se serve, se è necessario potenziarlo o che ruolo ha giocato. Assolutamente sì. Quello che a seguito di ciò che è accaduto appare necessario e urgentissimo è poter, diciamo, è l'adozione di misure di costituzione omogenea di presidi nei servizi. Occorrerebbe rivedere la mappatura dei servizi nel territorio, individuare dei presidi di aiuto, di sostegno psicologico, di comunque attività di conforto quasi direi, oltre che di presa in carico mirata a questo, ai bisogni che sono venuti fuori proprio con questo, con gli effetti della pandemia. Anche questo è una questione di pianificazione, ecco, non possiamo altrimenti lavorare così, provvedendo quasi in maniera domestica a ciò che serve quel giorno in famiglia. Ecco. Non va improvvisato. Daniela Cordoni ha alzato la mano, se poi con questo intervento andrei verso la chiusura. Prego. Mi sentite? Sì. Sì, io sono una tutrice di minori non accompagnati e devo dire che non ci sono state difficoltà enormi ad assistere i ragazzi, anche perché noi potevamo comunque girare con il decreto e la polizia ci faceva circolare tranquillamente. Io in quel periodo ho dovuto accompagnare tante volte il ragazzo che avevo in tutela all'ospedale e appunto, insomma, il sistema per essergli vicini, il sistema c'era, quindi non solo attraverso i mezzi informatici, ma proprio materialmente noi potevamo prenderci cura di loro rispettando le distanze, eccetera. Quello che noi tutori, che ha lasciato noi tutori molto così scioccati, è stato il fatto che non ci si è resi minimamente conto poi nei fatti che questi ragazzi hanno sprecato l'opportunità che avevano per poter essere inseriti nel contesto sociale. E anche laddove noi abbiamo lavorato per costruirgli una genitorialità sociale e territoriale, in realtà poi quei mesi per a casa senza poter frequentare i centri comunque di aggregazione ai quali noi li avevamo iscritti, li ha fatto perdere veramente tanto. Quindi io mi sarei aspettata, e abbiamo anche cercato di far pressione su questo, a un'estensione dell'articolo 13 un po' per tutti, non su richiesta del tutore o del dipartimento, ma appunto una possibilità da dare ai ragazzi che comunque non avevano potuto avere. Ovviamente quando sono diventati maggiorenni noi abbiamo potuto comunque già lavorarci pochissimo, perché arrivano che sono grandi, 17, 16 anni e mezzo, 17, sono diventati maggiorenni e molti sono ritornati in quel circuito, nello stesso circuito che poi l'ha portati qui in Italia. Quindi insomma bisognerebbe essere veramente
più concentrati per far sì che riusciamo a cambiare il destino di questi ragazzi. Per esempio su Roma, non sono nelle altre città, però non sono state attivate le strutture di semiautonomia, ma uscivano dalla casa di seconda accoglienza per andare nel dormitorio degli adulti. Quindi ecco, io la domanda è come nel caso ci siano di nuovo situazioni così emergenziali, com'è possibile fare ricorso al giudice? Cioè, è possibile fare ricorso al giudice, chiedere un provvedimento d'urgenza o no? Grazie. Comunque il tutore ha una grandissima, diciamo, responsabilità e anche ha gli strumenti per poter comunicare direttamente col giudice, è il rappresentante legale del minore e può rappresentare appunto anche in mancanza di un progetto approfondito il bisogno e quindi l'opportunità che possa anche intraprendere un percorso di inclusione sociale secondo la previsione dell'articolo 13. Io devo dire, è così, mi rendo conto che tutti i territori non possono rispondere in maniera uniforme a queste richieste, perché bisogna comprendere e capire quali cose, insomma, le difficoltà del territorio stesso. Però io posso dire che dalle esperienze che ho conosciuto rispetto proprio all'articolo 13 vi è molta flessibilità da parte dei giudici e anche in molte situazioni il cosiddetto prosieguo amministrativo, l'affidamento al servizio sociale viene mantenuto allo scopo che diceva lei, proprio al fine di evitare in presenza comunque dei presupposti quantomeno sufficienti di evitare che questi ragazzi si disperdano e purtroppo si disperdano in ambienti dove rischiano anche di aggregarsi alla malavita. Quindi c'è però un'attenzione, una flessibilità su questo, mi risulta anche in molti tribunali per i minorenni. Poi ci sono quelli che invece magari vivono delle situazioni territoriali diverse, organizzative, e quindi ci sono magari delle altri orientamenti, però insomma. Grazie. Mille. Io concluderei questo incontro ringraziando davvero tutti, anche questa parte di interazione è stata molto interessante, molto bella. Grazie alla dottoressa Pricocco per la disponibilità, ma anche per il suo apporto un po' a questa nostra riflessione. Il prossimo appuntamento sarà il 14 maggio, in cui affronteremo il tema delle persone private della libertà, e sempre alle 15 come in queste settimane. Grazie davvero a tutti e al 14. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie.